tu non sei una mia pecora. Pensate che brutto se Gesù vi dovesse dire una cosa del genere. E nel Vangelo di oggi, siamo a martedì 23, verrà detto questo, ma ci arriviamo dopo. E cari fratelli e sorelle, intanto buongiorno a voi, buon martedì. Continua la lettura di oggi, quello che avviene alla comunità. Dopo il martirio di Stefano, sapete, si è scoppiata una grande persecuzione guidata soprattutto da Saulo, che poi diventerà Paolo di Tarso, ovviamente. Anzi, lo vedremo questo. Dove tutti fuggono per tutte le regioni circostanti, a Gerusalemme, a Cipro, a Cirene, soprattutto ad Antiochia, ricordatevi questa città. Perché cosa succede? Che questi discepoli, tra cui appunto Pietro, Giovanni, Filippo, che iniziano a diffondere fuggendo il Vangelo di Cristo, all'inizio lo rivolgevano semplicemente ai giudei perché si pensava che solo gli ebrei erano il popolo santo e la salvezza sarebbe stata solo per il popolo di Dio e i pagani romani, gentili, erano fuori da questa alleanza, da questa promessa. Sì, forse sarebbero stati in qualche modo salvati, però erano due livelli diversi, ok? Ma un gruppo di questi discepoli, di evangelizzatori, di apostoli, ad Antiochia inizia a evangelizzare i greci. E cosa succede? Che si converte un sacco di gente, così tanto che arrivano le voci a chi era rimasto ancora a Gerusalemme. Mandano Barnaba, un uomo molto sapiente, virtuoso, e Barnaba scopre che è una cosa incredibile quella che sta succedendo. E cosa fa? Si rallegra, scrive lettere anche alla comunità di Gerusalemme e poi decide di andare a Tarso, da Paolo che si era convertito. Paolo non ha subito iniziato a evangelizzare immediatamente, sapeva tutto, no. Lo prende, lo porta ad Antiochia, in quella comunità fervente, e per un anno Paolo imparerà che cos'era quella fede che lo aveva trafitto sulla via di Damasco. Era rimasto folgorato, ma non conosceva ancora cosa aveva detto Gesù. Ebbene, Barnaba in questa comunità potente di Antiochia lo farà diventare il più grande predicatore del mondo, che poi andrà in tutto il mondo. E attenzione ad Antiochia, per la prima volta i seguaci di Gesù verranno chiamati cristiani. Pensa, tu sei un cristiano, questo nome è stato coniato per la prima volta ad Antiochia. Che forte, incredibile. Sì, quelli che seguono Gesù, i cristiani. È incredibile, fantastico. Ma torniamo al Vangelo. Perché qui, rispetto al discorso di ieri, vi ricordate che Gesù parlava che lui ha tante pecore, no? Tante pecore nel recinto che riconoscono la sua voce e che i ladri, i briganti non portano la verità. Solo lui ha la voce della verità, che è la sua parola. Solo Gesù è la verità, è la porta, dicevamo ieri, ma è anche il pastore, l'unico che può attirare le sue pecore che cercano la verità. A un certo punto dice a questi giudei, che gli fanno delle domande strane, no? Gli dicono: allora dicelo, sei tu o no il Messia, no? E lui dice: ma io già attraverso ciò che ho fatto ve l'ho detto, ma voi non credete perché voi non siete le mie pecore. Pesante, sentirsi dire una cosa del genere. Ma come? Ieri hai detto che tutti sono affamati di verità, cercano la verità e siamo tutti sue pecore. Ma non è proprio così. Gesù sta dicendo che tutte le sue pecore riconoscono la sua voce, non perché fa una differenza. Voi andrete in paradiso e quelli invece ho deciso che no, loro sono lontani e non... No, se non c'è disponibilità, non l'ascolterai mai. Quando mi sono convertito, prima di convertirmi, io ho ascoltato il Vangelo centinaia di volte, ma non ero pronto, non ero veramente disponibile, e quindi anche se la parola della verità mi veniva detto, io non la riconoscevo, perché non era il tempo, perché non ero ancora disponibile. Quindi qui Gesù ci sta dicendo che lui non è che fa differenze tra mie pecore e altre pecore, ma coloro che non sono disponibili, anche se potenzialmente sono sue pecore, non la riconosceranno la sua voce. Tu annuncerai il Vangelo, ma sarà come il seme caduto sul cemento, sulla strada, vi ricordate, dove il diavolo arriva e lo ruba.
Ecco perché anche se Gesù è per tutti, la chiamata è per tutti, solo la nostra vera disponibilità farà la differenza. Fratelli miei, se noi non siamo disponibili, se noi non usciamo dai nostri schemi religiosi, i nostri schemi di pensiero filosofici, politici, e non diciamo: Signore, io voglio conoscerti davvero, se tu sei Dio, la verità, solo allora la sua parola la riconosceremo e la seguiremo. Ma se noi invece non cerchiamo come questi giudei veramente la verità, non la riconosceremo. Dipende tutto dalla nostra disponibilità. E questo non vale solo per chi deve credere e diventare pecorella di Dio, vale anche per noi cristiani. A volte non viviamo una vita abbondante. Perché? Perché non siamo disponibili. Gesù sì, ci ha salvati, ma a volte la nostra vita è ancora bloccata. Perché? Perché non siamo disponibili a essere plasmati da Lui. E Lui non può fare nulla se noi non diventiamo disponibili alle novità dello Spirito. Siamo disposti a essere come quegli otri nuovi rispetto agli otri vecchi. Solo lì il vino nuovo, negli otri nuovi, quindi elastici, capaci di allargarsi, non si spaccheranno. Ma se siamo otri vecchi spiritualmente, ci spaccheremo, il vino nuovo si disperderà, si romperanno le giare. Ecco, è incredibile come Dio, per quanto ha un piano per tutti, Lui è il pastore di tutti, solo noi possiamo decidere di diventare sue pecore e udire la sua voce. Pensate che bello, udire la voce di Dio, perché siamo diventati disponibili. E molti ci passeranno avanti, perché avranno avuto il coraggio fino all'ultimo giorno della loro vita di essere disponibili, a uscire dalle tradizioni religiose, gli schemi mentali, e avere il coraggio di avere una vita abbondante in Cristo, come dice in Giovanni 10:10, sono venuto a portare la vita e la vita in abbondanza, e il diavolo non potrà fare niente per questo. Chiediamo allora il dono di essere disponibili e vedremo meraviglie intorno a noi. Bene, con questo vi saluto, condividete questi video, iscrivetevi, cresciamo nella parola di Dio e allora sì che vedremo meraviglie. Ma noi per il momento ci vediamo domani. Che Dio vi strabenedica.